Appuntamento domenica 13 maggio dalle 9 alle 12. Torna il progetto Cuore a Madonna Fore, anche quest'anno e per la 18ª edizione. Negli spazi di San Giuliano e Madonna Fore partirà la tradizionale passeggiata riservata agli abituali frequentatori dei sentieri che in questa edizione potranno essere sottoposti, come sempre, al rilievo dei parametri clinico-strumentali cardiologici in due bellissimi posti del territorio. Quest'anno uno sarà presso la chiesetta di Madonna Fore e l'altro a Colle Brincioni. Saranno operativi dei punti d'incontro per consulenze cardiologiche con la collaborazione di operatori specializzati e ci sarà anche una demo per l'uso dei defibrillatori. La sessione medica, oltre alla consulenza medico-specialistica cardiologica, illustrerà le modalità di partecipazione alle iniziative residenziali di Progetto Cuore 2018 dedicate alla prevenzione cardiologica di tutta la famiglia. La proposta è di eseguire le 5 importanti indagini, visita specialistiche, ECG, ecocardio, saturazione di ossigeno per la sicurezza del cuore a tutta la famiglia presso la sede operativa del Torrione, con la consueta formula del facile accesso. Saranno operativi anche due punti di accoglienza ristoro per tutti i partecipanti, uno all'arriva di Madonna Fore, l'altro punto ristoro sarà l'arrivo del sentiero che conduce a Colle Brincioni. Ci saranno due punti di osservazione con due punti di ristoro con, sotto la dieta, sotto la consulenza delle dietiste e delle nutrizioniste, erbe energizzanti, linfodrenanti, eccetera. Mentre per coloro che arriveranno a Colle Brincioni è previsto l'ottimizzazione dei flavonoidi, del vin blu-ray e delle patate al coppo e dei benefici dell'olio d'oliva con la bruschetta. Faranno da corollario a questa edizione un torneo di biliardo, un torneo di tennis e una sezione di didattica di avvicinamento al golf presso il campo di San Donato di Santi di Preturo. Gli aspetti organizzativi della giornata, l'esecuzione degli esami clinico-strumentali avvengono con il sostegno, collaborazione e patrocinio del Comune dell'Aquila, della Fondazione Carispac, della ASL e del 118, il Dipartimento di Emergenza, la Croce Rossa Italiana, Usi Civici di Aragno e l'ASBUC di Colle Brincioni. Abbiamo voluto intraprendere, unitamente al dottor Pignataro, la possibilità di coinvolgere la popolazione in un altro sport che sembra lontano dalla città ma è due passi dall'Aquila, con la possibilità di giocare sui green del campo da professionisti e portare così una nuova ventata di aria buona nel panorama sportivo aquilano. Accogliamo volentieri queste attività, soprattutto del dottor Pignataro, nostro socio storico, che ha voluto per la prima volta coinvolgere nelle sue attività mediche il gioco del golf, che di per sé è terapeutico e negli anni ha riscontrato un nobile successo dal punto di vista della salute.